un pattinatore straordinario. Questo programma è meraviglioso, ha elevato la difficoltà del social program, ha inserito due quadrupli, per la prima volta l'ha fatto al campionato nazionale. Vamos, Savi. Quadruplo Tolup, triplo Tolup! E qua, peccato, no! Quadruplo Salkov caduto! Triplo Axel, meraviglioso! Piccolo, grande capolavoro di Javier Fernandez, è talmente bello questo programma, talmente curato, talmente affascinante che dimentichi che ci sia stata la caduta dopo il quadruplo Salkov. Che programma, che artista, Javier. Che campione Javier! Javier Fernandez, bellissimo, con Antonio Najarro ha fatto un lavoro straordinario. La posizione delle mani, come ha sottolineato ogni passo, con la step sequence finale bellissima. Favoloso. Che peccato, eh? Favoloso, peccato proprio per quella caduta, perché è ambiziosissimo questo programma e poi salti che lui è veramente in grado di fare, occhi chiusi, bendato, a testa in giù, al buio, per cui è impressionante e io lo voglio ricordare, è un ragazzo straordinario, disponibilissimo. Disponibile sia con il pubblico che con noi quando andiamo a chiedere. Guarda questa fantastica combinazione di quadruplo Tolup, triplo Tolup, avrà preso dei giri incredibili. Qua invece il Salkov preceduto da passi, quando dico preceduto è realmente preceduto da passi, anche se è un quadruplo, a terra indietro, purtroppo perde aderenza d'atterraggio, ma veramente impressionante. Guarda questo triplo Axel, una fluidità incredibile, posizione incredibile in aria, e guarda l'atterraggio, ma poi riesce uscita. Anche a essere all'interno ancora di tutta la coreografia. Dettaglio dei perfetto. Passi, guarda con quale precisione e lo sguardo, una sequenza di passi, i piccoli dettagli, ha fatto un lavoro meraviglioso. Guarda questo finale come fa, boom, esplodere la sua passione.
Veramente fa bene Brian Orser ad applaudire il suo campione del mondo Javier Fernandez, perché questo programma è meraviglioso, mette i brividi, emoziona, è veramente un concentrato di passione, bravura, talento. E Javier Fernandez lo vediamo su Kiss and Cry assieme Daniel Delfa, che è un giudice spagnolo che lo segue in questo caso come team leader assieme a Brian Orsen. La squadra spagnola veramente deve tantissimo ad Avi, è un ragazzo, ripeto, disponibilissimo, che tutti amano, e la squadra spagnola lo segue attentamente. Ricordiamo all'Europeo di Bratislava 102.54 per il suo short program 98.52 con l'inevitabile deduction 53.06 per quanto riguarda il punteggio tecnico. Guardate i components 46 e 46, signori, che components, la coreografia, perché è bellissima, perché mette i brividi, perché è curata.